Dottor Lucio Mandas, che ci parlerà della cosa che in realtà ci piace di più, cioè catturare e toccare gli animali per poi rilasciarli, chiaramente, una delle cose più divertenti che abbiamo. Insomma, cioè, non è facile, insomma. Come fai? Buonasera a tutti, divertente direi sì, appassionante, ma anche abbastanza faticoso e operazioni molto, molto, molto delicate. Ora presentiamo la cattura degli animali selvatici in genere è abbastanza complicato. Il cervo sardo è particolarmente complicato. Io ho avuto la fortuna di mischiare le mie esperienze di cattura già ai tempi dell'azienda Foresta Demaniale, già ai tempi di Dottor Beccu, che mi chiamavano, ero volontario. Per aiutare queste catture e allora non c'era neanche il veterinario nella struttura e quindi insomma diciamo che mi prestavo volontariamente, che è stato fondamentale per queste esperienze. Dunque, comunque iniziamo. Il progetto ha previsto la cattura e il trasferimento di 120 cervi. Già il numero mi faceva tremare i polsi, quindi il divertimento cominciava a essere sempre meno. Diciamo, aumentava la preoccupazione, perché 120 cervi, conoscendo l'ambiente in cui si trovano, nello stato naturale dei cervi, è abbastanza complicato. I 120 cervi naturalmente erano suddivisi 80 cervi da catturare e trasferire in ogliastra e 40 cervi per la cattura per la Corsica. Di questi 120 cervi, comunque, il progetto prevedeva anche la cattura e controlli sanitari, marcature, quindi applicazioni radiocollari, anche dei cervi che erano già presenti, una piccola parte dei cervi che erano già presenti nel territorio di reintroduzione, quindi è stato sfruttato anche la presenza di questi cervi. Le operazioni di cattura, appunto, un'operazione molto, molto delicata che prevede un'attenta analisi, un attento studio preliminare, oltre a una grande organizzazione e esperienza naturalmente. La popolazione originaria da cui noi abbiamo attinto gli animali per il trasferimento è naturalmente il SIC Monte Arquento, quindi l'Oasi di Montevecchio Costa Verde. Il metodo che ho utilizzato è il metodo della teleanestesia, ma il solo termine della teleanestesia non è sufficiente per spiegare la cattura. Io, come ho detto, prendo già l'esperienza dei tempi di Dottor Beccu che utilizzavano, mi ricordo con Cecilia Fassò, negli anni 90, un metodo che certo era da migliorare, ma un ottimo metodo. Praticamente attiravano cervi con l'alimentazione in un recinto, per poi convogliarli in un corral. Un ottimo metodo. Poi venivano trasferiti dal corral direttamente nelle casse di trasporto. Sono esperienze estremamente importanti per capire qual è il metodo migliore per creare meno danni possibile durante queste catture e trasferimento. Ecco perché l'uso della sola teleanestesia non è sufficiente per spiegare il tipo delle catture che ho utilizzato. Quindi abbiamo costruito attraverso un'attenta analisi del territorio dei recinti di cattura. Recinti di cattura che naturalmente erano due. Naturalmente i recinti di cattura devono essere costruiti nel punto in cui sono ben presenti i presenti cervi naturalmente. E ne abbiamo costruito uno in località Crocorigas, Montevecchio, Guspini. E un altro recinto di cattura in località Piscinas ad Arbus. Questi recinti, dove noi attiriamo i cervi, potevano essere poi utilizzati la teleanestesia o attraverso questa struttura, dove io mi nascondevo per poi lanciare la teleanestesia. Ma a questo ho associato al recinto di cattura proprio il corral, come appunto si faceva nel famoso recinto di Scanoneris. Fondamentale questo corral che vedete qua. Perché
io ho sfruttato tutte le azioni possibili per eliminare lo stress dell'animale. Il cervo è un animale particolarmente sensibile. Qualunque azione gli si fa aumenta uno stress, tanto è vero che abbiamo fatto proprio degli studi con l'Università di Veterinaria, Dipartimento di Anestesiologia, Chirurgia e Anestesiologia, abbiamo fatto dei controlli sul livello del cortisolo sul cervo durante le catture. C'erano dei livelli esplosivi. Questo livello di cortisolo poi può essere causa in seguito di una morte dell'animale da miopatia da cattura. Quindi io devo trovare tutti i metodi necessari proprio per eliminare questo stress. Il corral delle catture mi serviva perché noi praticamente agivamo in questo modo. Ho attirato i cervi all'interno del recinto di cattura per mezzo degli elementi naturali, naturalmente, appetibili naturali, perché non dovevo influenzare molto il loro comportamento. È una zona che è naturalmente frequentata. Il recinto di cattura è costruito in una zona in cui c'erano già delle piccole piante di pelo selvatico a cui naturalmente sono attratti i cervi, più l'alimentazione nostra che gli davamo, quindi riuscivamo a far entrare il cervo dentro il recinto di cattura. Però nel momento in cui noi facevamo entrare all'interno del recinto di cattura, l'alimento lo davamo anche nel corral delle catture. Di modo che quando noi chiudevamo il cervo dentro il recinto e vedeva la persona che gli chiudeva, loro andavano spontaneamente nel corral della cattura, senza che noi lo spingessimo, senza creare ulteriore stress. Questo è stato fondamentale. Come controllavo la presenza del cervo all'interno del recinto di cattura? Naturalmente con delle fototrappole, un sistema semplice, utilissimo, il quale mi diceva sia la composizione familiare, la struttura degli animali che mi frequentavano prima della cattura, il cervo, ma mi parlava anche degli orari di frequentazione, eccetera. Questo mi impediva di dover rimanere tutta la notte per controllare quali sono gli animali che entravano. Infatti, come vedete, in questo caso giorno, ora, e gli animali che sono entrati. È importante perché in questo modo si decideva il momento migliore per poter chiudere gli animali, quali animali dover catturare e trasferire. La narcosi veniva la telenarcosi che ho utilizzato, è naturalmente una miscela di anestetici, che è particolarmente ampiamente sperimentata per la cattura del cervo, ed ho utilizzato una miscela di xilazina sostanza secca, tilatemina e zolazepam, insomma, per chi conosce il classico Zolitil. Importante, questo diciamo che è la fase più moderna delle vecchie catture, importante è che l'animale durante l'anestesia, perché la narcosi è un'anestesia, venisse monitorato sui principali dati fisiologici e venivano controllati per mezzo di un pulsossimetro capnometro portatile. È uno strumento che consente di misurare sia l'anidride carbonica nella fase espiratoria dell'animale in anestesia e sia il battito cardiaco e la saturazione dell'ossigeno nell'emoglobina. Sono molto importanti questi perché quando devi fare le catture, devi fare la cattura di un animale in cui ancora non conosci lo stato generale dell'animale, lo stato sanitario, poterlo monitorare ti dà una certa tranquillità. Esistono questi strumenti portatili che ha dato la massima controllo dell'animale durante l'anestesia. La telenarcosi che ho utilizzato in questo caso è con il fucile lanciasiringhe, che si lancia il dardo in questo caso direttamente dalla casetta, però come vi ho parlato prima, per eliminare anche questo stress durante la cattura, gli animali ho anestetizzati direttamente all'interno del corpo delle catture, praticamente dentro il corpo della cattura. Naturalmente, ecco perché vi parlavo che bisogna essere particolarmente organizzati, già 24 ore prima delle catture deve essere attivata la squadra di cattura, che deve essere particolarmente organizzata, particolarmente affiatata. La squadra di cattura naturalmente era formata
dal veterinario, dal biologo naturalista e 5 operatori faunistici. Attivata già 24 ore prima, diciamo, probabilmente, perché non è detto, perché i cervi non è che ti avvisino quando entrano nel recinto di cattura, probabilmente giovedì, venerdì iniziamo le catture, quindi eravamo già attivati 24 ore prima. La chiusura dei cervi all'interno del recinto è con un semplice sistema di chiusura a distanza, una corda lunghissima, sapevamo là dentro, praticamente facevamo scattare questo semplice sistema di autochiusura della porta e quindi venivano chiusi dentro. E appunto, come ho detto prima, i cervi fatti entrare nel cor venivano anestetizzati. Nel corral, ecco, questo è il cervo presente all'interno del corral, si sente protetto all'interno del corral. È un momento fondamentale. Io posso anestetizzare l'animale senza che l'animale sia impaurito. È fondamentale per evitare qualunque stress. Io sapevo, provate a immaginare, che dovevo fare queste catture, poi dopo un certo periodo dovevo portarli in elicottero, portarli in Corsica, un aumento di stress, se aumentavo tutto questo stress, addio. Ecco perché alla fine ero più stressato io dei cervi. Naturalmente il cervo in narcosi, e vengono eseguiti tutti gli esami sanitari possibili che si possono eseguire solo in un animale in narcosi, perché un animale se non è in narcosi, un cervo se non è in narcosi, lo tieni immobilizzato con la forza, diciamo tra virgolette, tra la forza, non è possibile eseguire tutti gli esami che sono necessari da fare. Quindi vengono fatti, durante la narcosi vengono fatti i primi esami sanitari, tutti i prelievi biologici. Questo è un momento in cui faccio il prelievo di varie proviette di sangue, perché in queste occasioni più esami facciamo meglio è, perché per quanto se ne parli del cervo molte cose ne dobbiamo scoprire, soprattutto dal punto di vista sanitario. Questo è il momento appunto del prelievo. Stesso è sempre in questa fase, quindi noi abbiamo circa 30-40 minuti per fare tutte le operazioni. In questa fase viene applicato il radiocollare, vengono fatte poi le misurazioni biometriche, tutte le misurazioni necessarie, vengono pesati gli animali, naturalmente vengono pesati, quindi tutti i dati possibili vengono fatti naturalmente in questa fase. Tutti questi dati naturalmente vengono raccolti su una scheda che abbiamo preso dall'ISPRA, che Francesco ci ha indicato da poter utilizzare, e quindi tutti questi dati vengono raccolti e sono raccolti nella scheda di cattura, dove oltre al giorno della cattura gli operatori vengono segnati naturalmente il radiocollare, le marche auricolari e le varie misurazioni. Terminate tutte le operazioni, i cervi, sempre sotto anestesia, vengono poi trasferiti nelle casse di trasporto. Delle casse di trasporto per questo tipo di operazioni, che sono casse di trasporto, oltretutto, tra virgolette, anche autorizzate dall'ASL, perché per il benessere animale non è che puoi utilizzare qualunque tipo di cassa di trasporto. Ha delle dimensioni e delle caratteristiche che sono previste dalle leggi sanitarie. Dentro la cassa di trasporto poi risvegliavo l'animale. Il risveglio dell'animale avviene per mezzo di un antidoto della silazina, è una puntura che noi facciamo, io in genere posso fare o intramuscolare o intramuscolo, non ha importanza, ma l'animale deve essere risvegliato prima che inizi il trasporto. Perché molti mi chiedevano, ma come mai non lo lasci addormentato durante il trasporto? No, perché un animale in narcosi, se non ce l'hai sotto controllo con i suoi parametri fisiologici, è pericolosissimo. Quindi logicamente veniva risvegliato nella cassa di trasporto. Risvegliato nella cassa di trasporto e quando in Sardegna poi abbiamo fatto il trasferimento, naturalmente con il pick-up. Però, a differenza del progetto precedente in cui facevo la cattura e trasferimento nelle aree di reintroduzione, c'era un doppio tipo di stress da cattura, per quanto ne limitiamo allo stress, lo stress del trasporto, lo stress della liberazione. Ha creato dei problemi, proprio in questa fase abbiamo fatto proprio degli studi con l'università per capire
che livello di stress andavano incontro questi animali. Quindi nel progetto dell'AIFE abbiamo fatto una piccola, enorme modifica. Dalle catture non li abbiamo trasferiti subito, per esempio in Sardegna e in Ogliastra, ma li ho portati nei box di ricovero stazionamento. Dei box che erano già stati box di stazionamento che provengono già da un'esperienza fatta nel parco dei Casentinesi, se non sbaglio, Francesco, vero? È un sistema che abbiamo studiato con l'ISPRA, anzi che abbiamo iniziato prima con lo studio dell'Osio Costa Verde, che aveva dato dei buoni risultati. Questi box li ho lasciati naturalmente in montagna, li ho spostati dal punto di cattura. E questi box di stazionamento, qual è la sua utilità? Praticamente, ben risvegliati, si ritrovano in questi box dove noi li assistiamo naturalmente con l'alimentazione, eccetera. L'alimentazione viene data sempre dal solito operatore. Loro dentro questo box praticamente mi eliminavano tutto lo stress della cattura, ma non solo. Mi consentivano quindi di stazionare l'animale in attesa di avere risultati sanitari. Non è un fattore secondario, fondamentale, perché con tutti i problemi sanitari che c'erano, soprattutto il Blue Tongue, non mi permetteva di portare degli animali in diverso territorio senza avere la sicurezza che siano negativi. Altro fattore fondamentale per eliminare sempre lo stress, questo box mi consentiva al cervo di familiarizzare già con la cassa del trasporto. Perché voi provate a immaginare un animale che è catturato, lo mette nella cassa del trasporto, lo elimina, non lo conosce e quindi aumenta lo stress. Invece nel corso di questo periodo che trascorrono nei box di trasferimento da circa da una settimana, da 4 giorni o anche 2 o 3 settimane, soprattutto prima del trasferimento in Corsica, questo ha consentito di l'animale di tranquillizzarsi di questo cambio di vita che hanno avuto, tenerli sotto controllo, ma soprattutto quando poi hanno fatto la fase finale del trasferimento sono passati da questo box alla cassa di cattura senza uno stress particolare. Tant'è vero che questo box li abbiamo ideati in modo tale che potessero essere collegate direttamente alle casse di trasporto, lo notate, praticamente senza dover fare una seconda anestesia, la cassa di trasporto è collegata al box di stazionamento dove abbiamo convogliato il cervo direttamente nella cassa di trasporto. E in questa fase, quindi dopo aver ottenuto risultati sanitari naturalmente, dopo aver ottenuto il nulla osta delle autorità sanitarie, che sono state particolarmente difficili e poi vi spiegherò perché, quindi avevamo la tranquillità di poter lasciare gli animali il tempo necessario per avere tutti questi dati ed ecco che poi inizia l'ultima fase, la fase del trasferimento. Il trasferimento in Corsica è stato seguito prima da un trasferimento su pick up, su dei camion, sino al nord Sardegna e siamo partiti all'aeroporto d'Alghero, quindi ad Alghero poi il trasferimento in Corsica. E questo è un momento dell'arrivo in Corsica dell'animale. Qua, se non sbaglio, siamo a Multifao, se non sbaglio, Stefano. Ok, lo sanno meglio allora. Le località, io mi ricordo bene degli animali, il posto no. Vabbè. Mentre invece naturalmente la liberazione in Sardegna avveniva, non c'era bisogno dell'elicottero, insomma, poche parole, quindi questo momento della liberazione a Silana, a Urzulei. Quindi, come ho detto prima, sono 120 animali, dai quali 56 in Sardegna più 13 degli animali che erano già controllati che abbiamo liberato in zona, mentre invece in Corsica abbiamo trasferito in 3 punti diversi 5 esemplari in questi 3 diversi areali della Corsica, 15 animali, più i 25 che hanno liberato i colleghi della Corsica. E sono stati 15 perché per una scelta gestionale della Corsica hanno fatto la scelta di avere 15 cervi e così ci siamo fermati.
La classe di età che sono state trasferite sono diverse classi di età, adulti, subadulti e giovani. E la sex ratio abbiamo 24 maschi e 47 femmine di questi 71 cervi catturati e trasferiti. Dopo che li ho trasferiti allora mi sono tranquillizzato io, perché era un po'... Il problema che abbiamo avuto di ritardo, perché questi 120 cervi io avevo previsto di catturare e trasferirli in 5 anni di attività, ma così non è stato, sia per problemi burocratici della scomparsa delle province, poi sono rinate altri problemi burocratici in cui noi siamo passati dall'ente foresta e agenzia foresta, sono tutti fattori che hanno ritardato burocraticamente le nostre attività. Un'altra situazione che ha ritardato burocraticamente le catture è stata la presenza di una epidemia di Blue Tongue spaventosa. Nel 2013, guardate, questa è la reale del Medio Camitano, quindi la reale del Sicco Monte Arquento, i puntini rossi sono tutti focolai di Blue Tongue in quell'anno, nel 2013. In teoria noi avremmo dovuto iniziare i trasferimenti nel 2013, non era possibile, sia per problemi burocratici, ma anche perché se io catturavo cervi in questa fase sicuramente me li sarei ritrovati positivi e non potevo sicuramente trasferirli. Quindi ci siamo bloccati per forza, perché quando si trasferisce un animale, sia per onestà scientifica, ma anche perché deve essere così, devi trasferire un animale perfettamente in condizioni senza avere problemi, ma anche perché devi dare sicurezza alle popolazioni a cui stai portando questi animali, che devi portare degli animali dal punto di vista sanitario ineccepibile, perché per esperienza so che se tu porti un animale che non hai fatto tutti i tuoi controlli sanitari e succede una nuova epidemia, state tranquilli che danno la colpa al cervo, questo è sicuro. Quindi alle popolazioni che ricevono questi animali deve dare la massima sicurezza, deve essere intaccabile anche nel corso dei 20 anni, devi portare questi documenti, questi sono documenti perfettamente sieronegativi e ti copre le spalle per nei secoli, diciamo, non esageriamo, però in stato di fatto succede questo. E qua ci fermiamo, ora passiamo a che situazione sanitaria mi sono ritrovato nei cervi, soprattutto sto parlando dello stato sanitario delle zone del Monte Arquento Rio Piscinas, ma anche dello stato sanitario dei cervi presenti in Ogliastra. Tenete conto che in Ogliastra abbiamo anche dei cervi reintrodotti dal progetto precedente. E poi anche dei risultati sanitari sia degli altri due areali naturali delle Sette Fratelli e Sulcis, oltre a Montimano Villacidro. I tipi di esami che ho eseguito, oltre a una visita clinica generale che facevo in quel momento, ho eseguito diverse analisi su malattie batteriche, parassitarie e virali, oltre ad aver fatto un emocromo, vi spiego dopo, estremamente importante. Questo è l'elenco degli esami batteriche e parassitarie, e giù abbiamo la malattia virale, soprattutto concentrata sulla Blue Tongue, malattia emorragica del cervo, che non esiste in Sardegna, però purtroppo è meglio ricercarla perché ce l'abbiamo nel Nord Africa e potrebbe arrivare da un momento all'altro. Spero che non arrivi mai. Se dovesse arrivare nelle condizioni in cui siamo oggi, potremmo avere dei grossi problemi. L'artrite encefalica caprina, virale, cioè la cave, è una malattia che colpisce la capra, però l'ho ricercata nel cervo perché abbiamo avuto delle positività, non sappiamo ancora che conseguenza ne può dare. Per la Corsica ho dovuto fare anche, per la prima volta nel cervo, anche i controlli specifici per la tubercolosi, o almeno. Vi spiego. Gli animali con cui ho fatto le catture, quindi la zona del Medio Campidano, quindi dell'ASL competenza del Medio Campidano, è una zona che è indenne dalla tubercolosi, ufficialmente indenne dalla tubercolosi. Significa una certificazione
qua ci sono dei colleghi dell'ASL anche che sanno benissimo quello di cui stiamo parlando, significa che in quel territorio la tubercolosi non esiste. L'ho confermato anche dalle varie necroscopie che facciamo negli animali che hanno incidenti stradali, controlliamo anche se eventualmente ci sono lesioni di tubercolosi, comunque non c'è. Sta di fatto che comunque le autorità sanitarie francesi hanno preteso che facessi l'esame della tubercolosi, però gli esami della tubercolosi sono uguali a quelli che fanno noi. È la tubercolina che consiste nella somministrazione intradermica della tubercolina alla lettura dopo 3 giorni. Facile a dirsi, ma su un animale selvatico, il cervo in particolar modo, rifare la lettura dopo 3 giorni è estremamente complicato. Ci siamo riusciti lo stesso. Non contenti, e la Corsica ci ha chiesto un secondo esame, sempre per la tubercolosi, la gamma interferon. Facile a dirsi, ma anche questo era un po' difficoltoso, l'abbiamo fatto, perché è un tipo di esame che appena tu fai il prelievo è necessario portare le provette di sangue a Sassari, quindi da Crocoriga a Sassari, doveva essere entro mezzogiorno. Quindi provate a immaginare che difficoltà c'erano fare eseguire le catture e contemporaneamente organizzare questo tipo di esami, comunque sono stati eseguiti. Giustamente oggi ne sono orgoglioso che le autorità francesi abbiano preteso tutti questi esami, oltre a tubercolosi e tutti gli altri, perché abbiamo dimostrato sì di essere in grado di farli, di aver portato nei mani veramente perfettamente sani, senza ombra di dubbio. E ora passiamo un po' a, non diciamo note dolenti, però naturalmente come ogni popolazione sanitaria, dei problemi sanitari ci sono. Costantemente in tutti gli areali, in particolar modo comunque nel SIC nell'Osa di Costa Verde, mi ritrovo sempre le positività alla Salmonella Bortuzovis. Ci sono delle situazioni in cui la percentuale di positività era anche del 45%. La Salmonella Bortuzovis è una malattia batterica che colpisce non solo la pecora, colpisce diverse specie animali, selvatici compreso, che può dare diversi sintomi sugli animali, debolezza, dimagrimento, talvolta morte, ma soprattutto è causa di aborto. Altre malattie che mi ritrovo costantemente sono le rickettsiosi in genere. Le rickettsiosi sono delle malattie trasmesse da zecche. Ci sono diversi tipi di rickettsiosi, poi sono state tipizzate tra le ricchezze più che ho riscontrato è la febbre Q, che è la stessa malattia che può colpire l'uomo. È normale che ci siano queste malattie. E il comportamento che è diverso, che vi spiegherò dopo, il comportamento alla reazione a queste malattie. Diversi, naturalmente, positività alle malattie, alla clamidiosi. Non è frequente la clamidia, è un parassita, lo chiamiamo batterico, però in effetti è un parassita che è responsabile di malattie respiratorie, malattie abortigene, malattie oculari, insomma è una malattia che conosciamo soprattutto negli uccelli, ma colpisce i mammiferi. Sono tutte malattie infettive e contagiose. Tra le malattie virali abbiamo frequentemente la positività alla Blue Tongue. Però sappiate questo, che il cervo non va incontro alla malattia della Blue Tongue, è solo, può essere un portatore. Ecco dov'è il problema, è un portatore, io non ti posso trasferire se non c'è epidemia, perché se sei un portatore potrei portare il virus in altri territori. Tant'è vero, per avere la sicurezza di non trasferire il virus della Blue Tongue negli altri territori, chiudo subito, si faceva un esame particolare, la PCR, che ti dice che proprio devi terminare. E analizzando anche gli altri reali in oliastra, se voi vedete abbiamo sempre le stesse malattie, e compresa il virus della Schallenberg, che è una malattia virale che è di recente comparsa, iniziata proprio in oliastra. E nei 7 fratelli abbiamo sempre positività a queste malattie che abbiamo riscontrato già a Montevecchio, e positività all'artrite virale caprina. E
questo in futuro, povere, non sappiamo perché non esistono degli studi specifici sulle conseguenze sul cervello, sicuramente è asintomatico, però non lo sappiamo. Sta di fatto che in Sardegna questa malattia è estremamente diffusa che sta mietendo gli allevamenti delle capre. L'areale del succo è lo stesso. Questo sto dicendo, il comportamento delle malattie del cervi, la rickettsiosi per esempio, ha un comportamento diverso, dipende dalle condizioni generali in cui si trova l'animale. Se prende un'infezione da rickettsia, un animale che è già debole di per sé, ci ritroviamo questo problema. Questo è un animale positivo alla rickettsiosi, è completamente cieco. Oltre ad essere estremamente magro, completamente cieco, dà dei problemi renali, però in questo caso gli ha dato proprio cecità. Questo è sempre lo stesso soggetto che l'ho fotografato praticamente di fronte. Un altro tipo, la rickettsia, a volte è capitato un cervo cieco data da rickettsia congiuntiva, praticamente questo stesso batterio viene trasferito dalle mosche, passando da un animale ammalato all'altro, trasferisce questo batterio rendendo una cheratocongiuntivite. Questo era un cervo di Montiniedu, completamente cieco, l'avevo catturato direttamente in anestesia con la cerbottana, è stato sufficiente una somministrazione di antibiotico e poi si è salvato, però è un caso singolo. Negli animali zootecnici è facilmente curabile questa malattia, nel selvatico no, perché sei cieco, sei preda da una volpa, da un cane randagio, non ti puoi alimentare, quindi può essere... Questo era l'emocromo di cui vi stavo parlando, è stato fondamentale perché appena fatto le catture facevo un emocromo, perché attraverso l'analisi dell'emocromo io potevo capire anche la presenza di infezioni che non erano indicate nelle malattie che io ho richiesto. Per me era fondamentale avere un emocromo a posto prima di poter decidere il trasferimento. L'ultimo problema. Quest'anno, ma non solo quest'anno, è da alcuni anni, dal 2005, che abbiamo riscontrato un aumento di mortalità dei cervi nel Sulcis, chiudiamo subito, nel Sulcis e soprattutto a Montenedo, ma anche Cassiadas di meno a Montevecchio. Nei cervi che io sono riuscito ad analizzare, nell'analisi post-mortem, in genere si verifica la presenza della Salmonella Bortusovis, rickettsiosi, spesse volte la causa era data da predazione, però il problema è che trova gli animali particolarmente deboli. Questa mortalità è stata riscontrata soprattutto a fine nella stagione estiva, quindi c'è di mezzo naturalmente la siccità, però spiegare tutto che la debolezza data dalla siccità non sono d'accordo. Perché questa siccità, stessa siccità, noi l'abbiamo trovata negli anni 2002-2003, con la stessa situazione sanitaria che avevamo anche in quegli anni, però non abbiamo avuto la mortalità che abbiamo riscontrato l'anno scorso. Quindi questo è un fenomeno che dobbiamo seguire perfettamente, seguire come equip, perché naturalmente qua devono essere coinvolti tutti i veterinari delle province, eccetera, non solo del centro di recupero, e approfondire questo dato, perché può essere un dato che la natura ci sta dicendo che cosa sta succedendo, come mai c'è questo aumento di mortalità, come mai queste malattie si stanno diffondendo con molta facilità. Grazie di tutto.